Isaia Sales, stamattina a Sant'Arpino, presentazione del libro Storia dell'Italia mafiosa. Sales, secondo lei la gente che percezione ha dei fenomeni camorristici? La percezione di fenomeni inquietanti, di fenomeni pericolosi, ne ha paura, ne ha timore, come è giusto che sia. Ma non credo che ci sia consenso, perché il consenso verso l'attività della camorra è solo in una parte ristretta, cioè solo in coloro che vivono delle attività economiche della camorra. Noi stiamo parlando di una minoranza che dobbiamo studiare, dobbiamo approfondire, dobbiamo limitare, dobbiamo sconfiggere, ma non dobbiamo confondere questa minoranza con la maggioranza. Lei ha parlato di uomini delle istituzioni che ci sono, fortunatamente c'è un passaggio del suo libro dove riprende una frase di Borsellino: anche io sono un uomo d'onore ma non ho ucciso nessuno. Questa è una frase di speranza? Assolutamente sì, insomma noi dobbiamo smetterla con l'idea che l'onore corrisponde a chi è in grado di usare la violenza, che l'onore vuol dire rispetto per i prepotenti, l'onore può voler dire, come nel tempo voleva dire, il rispetto per le persone serie, il rispetto per le persone valorose, il rispetto per le persone oneste. Ecco, io credo che il Sud e l'Italia cambierà quando potremo chiamare uomo d'onore una persona che ha vissuto onestamente. Lei quanto è favorevole alla spettacolarizzazione della camorra in televisione e al cinema? Io penso che dobbiamo avere il piacere di poter vedere un'opera d'arte senza porci queste domande. Cioè io voglio guardare Gomorra per televisione e dire se è fatto bene dal punto di vista cinematografico o meno. Voglio poter vedere il documentario di Michele Santoro e chiedermi se è fatto bene o meno. Cioè io voglio poter giudicare dal punto di vista artistico ciò che viene fatto per televisione, non dal punto di vista delle eventuali conseguenze, perché altrimenti dovremmo mettere in discussione tutta la televisione e tutto il cinema. Chi fa cinema, chi fa televisione deve poter produrre delle cose artisticamente valide, non deve porsi il problema delle conseguenze. Cioè se un ragazzo vede Gomorra per televisione e pensa di seguire quell'esempio, insomma è un problema dell'educazione di quel ragazzo, intervenire sull'educazione di quel ragazzo, ma non impedire agli altri di poter usufruire di un'opera artistica.